Hola bella gente, bentornati su Clash Royale! New season alle porte e partiamo subito subito con le nostre belle cosine. Allora, il mio mazzo è sempre questo, Goblin Cerbottaniere, mini pack, Goblin Cerbottaniere, mini pack. Il mio mazzo è sempre questo, ma oggi non siamo qui per giocare col mio mazzo, ma siamo qua a giocare la tripla strategica. Nuovissima sfida tra le sfide, tra gli eventi di Clash Royale ed è abbastanza complicata. Ho provato a fare 3-4 partite e devo dire che è tosta. È tosta un bel po'. E bisogna un po' capire, ma iniziamo immediatamente che non si sente un cappero di niente. Alzo il volume. È troppo piano con le parole. Allora, vediamo un po' lui cosa potrebbe prendere. Direi una farfalla tattica. Può andare sempre bene. Porca troia, partire con gli incantesimi è abbastanza fastidioso, dato che non so che carte ha l'avversario. Palla di neve per star sul sicuro. Bella merda, non ne ho la minima idea. La lapide, si sa mai. Lui potrebbe avere diverse cose che mi dà fastidio. Gli sgherri, prendiamo il draghello. E la cosa bella è che vedi anche cosa potrebbe scegliere l'avversario, quindi è interessante. Allora, struttura ne ho già una, quindi andiamo di boscaiolo. Effettivamente non so cosa potrebbe andarmi meglio. Prendo il cerputtaniere. Porca troia, è altolo. Lo sto catturando l'audio? Sì, dai, dovrebbe andare bene. Pescatore, giusto per. E golem. Sono mazzi sempre abbastanza complicati da gestire, dato che dovresti ricordarti tutte le carte che sono uscite, sia le tue che le sue, ma è improponibile, raga. Questa sfida è veramente, veramente difficile. Giù golem, giù golem. Non voglio sentire discussioni, voglio sfondargli l'anima subitissimo. E lui parte di strega. Spero che arrivi prima la strega, che sulla sua questione comunque supportiamo. Noi supportiamo. Siamo delle persone brave e meste. Va bene, spero di spostarla dove voglio io. Non abbastanza. Ok, cerchiamo di evitare troppi danni. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va ancora bene, va ancora bene. Siamo. Ho sbagliato posizione di questo. Speriamo che vada a colpire dove voglio io. Malo, Malox Plus. Malo, malo. Molto Malox Plus. Sarà una partita vincente e durissima, ma ha segato una torre. Praticamente io non gliel'ho neanche guardata da lontano. La fulmine mi romperà il sederino. Mi romperà il sederino. Fire palla per gradire, giusto per evitare i danni. Però la torre tranquillamente l'ho persa. Un paladino basta che dovrebbe riuscire a bloccare la gang. Ma siamo al limite con l'Elisir. Come ho detto, queste partite sono veramente difficili. Probabilmente ho fatto delle scelte sbagliate. Ditemelo nei commenti, porca miseria. Questo qua mi sta aprendo il sederino per evitare parolacce. Mi raccomando, family friendly. Yeah! A me piace dire parolacce, ma in caso di porconate bisogna evitare. Ok. Ho sputato sul microfono, scusate. Mettiamo una lapide. Sto giro voglio essere un pelino più cauto, ragazzi. Un pelino più cauto. Va bene. Mi sta bene, qui praticamente gli ho regalato una fulmine, lo so che gli ho regalato la fulmine. Ok, ce la giochiamo così, dovremmo essere. Ok, buono, buono, buono. Lui ha sprecato la fulmine, puttana, ci avevo preso. Eia, purtroppo non riesco a calare quello grosso. Ho problemi a calare il gigante. Lui è una torre e me l'ha già segata. Provo a cambiare lane, tanto quella lì è già venuta giù. Esatto, mi va bene. Mi va benissimo, mi va benissimo. Ok, questo è un problemino. Palla di neve per rompergli le balle. Buono, 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 buono un cazzo. Tanto la torre mi è venuta giù. Fire palla e poi contrattacco immediatamente, velocissimo. Veloce, devo essere veramente velocissimo. Non ce la faccio. Aveva un mazzo migliore del mio. Posso farci niente. Purtroppo alcune carte sono veramente devastanti, come la strega, e riuscire a contrastarle è difficile. Io sicuramente ho fatto delle scelte del cazzo. Del piffero. Rimaniamo sul family friendly. Prima sconfitta, tra l'altro, ne ho vinte 4 di fila.
Odio. Ovviamente il mio pass battaglia è disattivato, quindi nessun problema, potrei anche perderle tutte e tre. Guardando cosa prende lui, prenderà il domatore. Probabilmente. Dipende molto cosa trovo dopo. Vabbè, sto preparando dopo. Proviamo la mongolfiera. Lui probabilmente prenderà il boia. Prendo il cacciatore. Sono più contento col cacciatore. Qui prendo il miner perché va veramente veramente bene con la mongolfiera. In questo caso forse preferirei una struttura, anche se prima non è contata. Diciamo che le frecce possono essere utilizzate per molte più cose. In questo caso prendo la gelo, anche se non è una grandissima scelta la gelo. E in chiusura prendiamo l'oro e prendiamo lei. È un mazzo molto molto strano. Molto 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 strano. Speriamo di riuscirci a difendere più che altro, perché la mia paura grande è la difesa. Dovrebbe essere abbastanza leggero, ma difendersi sarà veramente 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 tosta. Però per attaccare non ci sono problemi. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Just così. Tranquillissimamente, basta eliminare quello lì brutto e grosso e cattivo e il mage si scioglie con poco. Va bene. Si difende, bisogna vedere adesso se olle. Principessa da dietro, tanto quel piccoletto non mi dà fastidio, più che altro è riuscire ad avere l'Elisair per fare quello che voglio. Pale di fuoco io non l'avrei fatto. E adesso io parto con un attacco bello che cattivo. Partiamo dritti, voglio vedere come difende. Se mi difende buono, buonissimo, va bene. Frecce, tattiche. Ti tocca mettere qualcosa, ragazzo. Bravo, bravo amico mio. Ora, avrei potuto... No, non avrei potuto, però la gelo... Insomma, è una carta che funziona. I danni quasi quasi me li prendo, anzi ci metto... Cocco banana, va bene, va bene, va bene. Questo è un errorino, questo è un errorino. Lui ha il domatore, infatti ho fatto bene a prendermi... Ok, miner. Veloce miner. No, troia miner. Vabbè, i suoi danni se li fa. Mi sta bene. Non è un problema, abbiamo i nostri bei dannucci, siamo lì che tranquilli. Allora, dato che lui si diverte a sparare la palla di fuoco sulla mia principessa, vorrei evitare, quindi... Noi ce la mettiamo qui, la nostra princess... E niente, ora dobbiamo trovare la maniera di difendere qualcosa. Va bene. Va benissimo, va benissimo. Gli ho segato la torre praticamente. Cioè senza praticamente. E anche basta tirare questo qua. Ti prego velocissimo. Ok, peccato. Princess dall'altra parte. Con una botta dovremmo aver risolto il problema. Facciamo così. Veloce, veloce, veloce. Che cagone, che cagone. Però sono andato. Adesso spiegami la palla di fuoco. Ti prego. Ok. Ok, il domatore non mi interessa. Va bene, non si preoccupi che lei è morta. Ok, dritti di mongola. E prepariamoci la gelo. Guarda, se te lo devi mettere in questo posto. Passata! La mongolfiera della vita. La mongolfiera è tostissima in questi casi. Stiamo di nuovo in rec, ragazzi e ragazze. Terza ed ultima partita di oggi. Bam! E andiamo a vedere se riusciamo a vincerci i nostri bei premi. Oh, tostissima. Io ho molta paura che lui prenda la mongolfiera. Prendo la domatrice, ma vi spiego perché. Perché la domatrice regge la mongolfiera. E comunque io mi prendo i miei bellissimi sgherri, che la mongolfiera mi fa caga un sacco. Cannone, cannone a rotelle. Ho poca roba contro i volanti, ma poca poca poca. Lavoriamo su di loro. Preferisco loro. Vabbè, però che sfiga, minchia. La signorina è sempre sempre ben accetta. Zap.
perché non si sa mai. Interessante, direi che una strega è d'obbligo. E la fulmine perché mi piace di più rispetto alle altre, agli altri incantesimi, perché sono più abituato ad usarla. Bene, terza ed ultima partita, vediamo. Partiamo subito belli aggressivi, ragazzi. Domatrice lì nell'angolino che fa saltare. Porca puttana. Dai che mi strega, brava. E anche toccato la mia amica. Adesso mi stanno per arrivare addosso la merda, ma la merda merda, vai. Faccio così, spisto. E pian piano lo spisto tutto. Quello è un altro problema abbastanza fastidioso. Risolvibile, ma fastidioso. Lui secondo me ha fatto un pessimo errore e adesso io lo andrò a controllare con gli sgherri. Molto molto semplice e non credo però di riuscire a tirare niente. Aspettiamo con calma. Più o meno abbiamo fatto gli stessi danni, io un centinaio in più. Lui ha appena sprecato una quantità di disir allucinante. Ma dove cappero io? Stesso identico attacco dell'altra volta. Zappina tattica. E se la signorina... Signorina, lei è una stronza. E difendomi sarà allo stesso modo di prima. Così. Ciao amici, sì. E lui giocherà di nuovo il drago e io giocherò di nuovo uguale a prima. Quindi va bene, fatto 100 danni in più. Va bene, la neve, non è un problema. Ho qualcosina di risir in più, ma io direi di stare sul cagato. Fatto così. Penso che se il ragazzo vuole continuare a giocare così, a me va abbastanza bene. Vedete? Uguale, identico, sputato. Vabbè, ha fatto la stessa giocata di prima, quindi io direi di cambiare qualcosa. Ho fatto 200 danni in più circa e mi va bene, però dato che tu hai usato la bella palla di fuoco, adesso io ti metto dietro la strega. E mo, come la gestisci? Ok, non ho un 6 per tirare, esatto. Ho sbagliato. Eccola, questa è quella. Devo pregare di riuscire a tenerla. Tienla ferma, ti prego. Bene, come ho detto alla domatrice. Ecco, veramente, veramente forte. Abbastanza buono, cannone a rotelle. Valchiri davanti, dietro tutti quanti. Gli spugnisti, lui ha la furia. Presto, no, l'ho persa. Peccato. Va bene. Bene, ho esagerato, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso, sono in leggerissimo vantaggio. Devo riuscire a difenderla, ma non credo perché lui ha la palla di fuoco, esatto. Quindi adesso contrattacchiamo, ho sbagliato. Non dovevo neanche pensare a difendere. Ok, lui adesso giocherà la solita combo di sto cazzo, però io vado in hit lo stesso. Cannone a rotelle. E ci va durissimi così, va bene. Va ancora bene, non so cosa giocare precisamente. Vai, raccogli, ovviamente. Mi piace, così mi piace. Ok. Zap tattica. Così non ha tenuto. E ora si entra. Domatrice. Piccoli bastardi. L'hai sprecata, ragazzo mio. Mi va bene perché loro hittano. Lo tirano giù. Entrano dentro quasi tutti. Mi fa piacere. Hai appena sprecato la palla di fuoco, quindi io riparto. Partite dure e ci manca veramente poco tempo. O riusciamo ad entrare in maniera strategicamente buona, ma io direi che possiamo anche strategicamente, se non mi lagga come la merda, andare a lavorare in questa maniera così. Ovviamente tirando il più possibile qualcosa alla torre. Ok, mi sta abbastanza bene. Devo riuscire a tirarla a fulmine, così evito il contrattacco. Veloce. Vai, benissimo. Un'altra fulmine dovrei avere, se non vinto, quasi, ok. Lei più loro dovrebbero farcela. Tenetela. Bravissimi. Va, tirami qualcosa. Già che ci sei, 310 mi fa molto piacere. Cicliamo un'altra volta. Questa quanto fa? 307, mi stai pigliando per il culo.
Vabbè, fa 307, quindi dovremo attrezzarci in altra maniera. E per attrezzarci in altra maniera intendo tirarci una extra zap e ho vinto. Lo sgherro bastardo. E tirato la schicchera. Bravissimi. Bene, bene, bene. È andata bene anche questa in difesa, come avevo detto, ho paura della mongolfiera. E si è avverato. Baule magico per noi. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, signori! Leggendaria. Una fuori legge. Va bene. Mi piaceva anche se c'era una cosa più bella. Vabbè. Comunque. Ma riscuotiamo insieme anche questo, che non si sa mai. Che bello, bello. Bene. Mi va bene. Danni delle streghe, che sono più belle, non questi. Vabbè. Comunque, siamo solo a livello 3 del pass, quindi te vuoi ancora. Ma spero questa season di posizionarmi meglio della precedente, che non sono riuscito purtroppo a fare quello che volevo per via di mancanza di tempo. Comunque, io vi invito ad iscrivervi, lasciare un like, commentare e ditemi cosa ne pensate della nuova sfida, molto molto interessante secondo me. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Ciao a tutti.